Simone, grazie. Mi fa molto piacere prendere parola qui, non solo per rispettare una tradizione. A Letto Manoppello non abbiamo mai preso a risate l'attività democratica e l'attività anche del combattimento elettorale, politico, delle argomentazioni. Abbiamo preso sempre sul serio questa attività per facilitare informazioni, elementi di giudizio. Intanto vorrei dirvi, io sono sempre stato votato qui grazie ai partiti di sostegno, alla generosità della cittadinanza, ma facevo un conteggio, dal 1994 hanno preso montagne di voti anche quelli di centrodestra. Allora mi piacerebbe lanciare una sfida, ditemi un solo risultato raggiunto dai numerosi voti presi dal 94 ad oggi dal centrodestra. Ditemi un finanziamento che hanno portato loro, hanno anche governato a livello nazionale, regionale, la provincia. Io mi ricordo per esempio quando in provincia governava un ragazzo bravo, educato, io lo vorrei tenere nel mio condominio perché di sicuro non mette mai la bicicletta fuori posto, uno che scherzosamente viene chiamato della lista Beautiful. Testa, un ragazzo bravo, corretto, ha fatto per 5 anni il presidente della provincia. Ditemi un finanziamento che ha portato, io non dico per i pochi metri quadrati di Letto Manoppello, che non è una città, che non è un arcipelago di ettari, ma almeno 100.000 euro che potesse fronteggiare un problema di questa collettività o di Passo Lanciano o del Volto Santo di Manoppello. Ma questo vale per lui, vale anche per quei chiacchieroni che ogni tanto vengono qui a dire 10.000 euro dati per le 10 giornate in pietra che sarebbero non so quale attenzione. Ma scherziamo? Ma veramente vogliamo scherzare? Qui non è mai stato ad abitare con residenza e numero civico nessun cittadino di Fontamara, ingannabile. E guardate che questo lo dico perché nel frattempo Regione e Provincia hanno maneggiato milioni e milioni di euro. Valutiamo che uno non è capace a portare risorse, ma le risorse assegnate, trovate assegnate, perché le devi bloccare, le devi togliere? Io ho finito il mandato di Presidente della Regione, ho lasciato 22,8 milioni di euro a Passo Lanciano. Non sei capace a portare risorse. Ma le risorse assegnate perché non le fai trasformare in cantiere? Perché? Io escludo che sia antipatia, odio, penso che sia proprio inettitudine. C'è uno quando non capisce che quelle risorse, se appaltate ieri, sono fruttuose, realizzano, hanno capacità realizzativa. Se tu aspetti 5, 6, 7 anni, diventano un po' come le risorse. Non so se vi ricordate voi, io da bambino avevo due luoghi privilegiati, Battista e Antonio De Bateggi. Antonio De Bateggi mi parlava dei soldi che aveva visto 40 anni prima e lui era convinto che quei soldi avessero conservato l'esattezza della capacità realizzativa. Con i finanziamenti pubblici non si scherza, quello che devi fare oggi lo devi fare oggi, altrimenti i prezzi impazziscono. Noi avevamo 22,8 milioni di euro, adesso stanno diventando dei pezzi di ghiaccio in un frigorifero perdendo capacità realizzativa. Allora dico ai cittadini del Letto Manoppello, possono esistere le amicizie, le confidenze, i gradimenti per le gradevolezze, ma questa parte di territorio ha ancora dei problemi. Ve ne dico uno che mi preoccupa molto, anche perché se dovesse esplodere sono convinto che indagheranno me. Succede spesso. Parlo della frana. E guardate che al ritmo di ogni 2 anni arrivano 1,5 milioni, 2 milioni per il lavoro fatto in precedenza. Adesso arriveranno 6 milioni. Ma non sono ancora capaci di risolvere alla radice la fragilità di questo suolo, che purtroppo è vinta dall'acqua che si perde. C'è un progetto fatto da un accademico importante dell'Aquila, il professor Totani, e da un giovane brillante di Letto Manoppello, il giovane geologo bravo Giovanni Ciccone,
il quale giustamente suggerisce che l'acqua va ritrovata, recuperata, captata, canalizzata. C'è anche l'ingegner Luciano Di Biase che teorizza questo, che so questa mattina sta passeggiando qui con la sua signora, dovremmo fargli anche i complimenti perché il commissario accettato da tutti, tutte le parti politiche, del consorzio acquedottistico di Sulmona, che è un altro dei siti pieni d'acqua, di acqua usata, di acqua che viene recuperata. Anche Luciano Di Biase dice che l'acqua va ritrovata, prestando attenzione però che l'acqua ritrovata non pregiudichi la delicatezza del nostro sottosuolo. Ma questo che vuol dire? Che non è vero che siamo il luogo dove ogni tanto, a ridosso di agosto e settembre, arrivano due internati a dire: ma noi vi vogliamo bene perché vi abbiamo fatto avere 10.000 euro di collanine e di braccialetti per le 10 giornate in pietra. A parte il fatto che io riesco a portarne il doppio chiedendolo ai privati. Salvo che quando ero presidente della giunta regionale gli ho fatto avere anche un'importante copertura, ma non è questa la ragione per cui si è degni di citazione in una collettività. Vi voglio dare due notizie che il sindaco vi ha dato, io voglio ribadire. La realtà scolastica al bivio che scegliamo con un referendum, il polo didattico dedicato alla memoria di Marcinelle, ha avuto un appalto di 1,5 milioni di euro, finalmente finito da un'impresa anche un po' delicata per la sofferenza del Covid, finalmente finito. Mi complimento con il comune, il sindaco, l'assessore ai lavori pubblici, quella guida tecnica che ha accompagnato la conclusione di quel cantiere. Poi il comune ha saputo intercettare un altro 1 milione di euro dai fondi PNRR nazionali e poi mi sono prodigato per fare in modo che il Ministero, pressato anche dalle autorità del Belgio, dalla famiglia reale, mettesse ulteriori 750.000 euro per l'autonomia energetica di quella struttura, perché si fa presto ad aumentare i cubi, le strutture, ma dopo la vita energetica di quelle strutture, chi la paga? E guardate con il tempo che corre, con l'autonomia differenziata che piace ai grandi giganteschi demografici del nord, sapete che succederà? Che ognuno si paga da sé tutto quello che ha, non esisterà più il fondo perequativo. Hai gli abitanti, hai l'IRPEF, hai l'IVA, hai la forza economica, ti paghi tu, collettività, quello che ti ritrovi. Non ce la faremo noi, con 2.700 abitanti e con alcuni politici che vengono a dirci: vi do 10.000 euro per le 10 giornate in pietra. Non ce la faremo a mantenere in vita tutto il popò di roba che abbiamo in gestione. Adesso si appalteranno anche i 750.000 euro per l'autosufficienza energetica di quell'edificio e ho presentato una proposta di legge che in 3 anni ci dia altri 2 milioni di euro per farne un giardino illuminato lì, in maniera tale che possano venire anche da Manoppello, da Turri Valignani e da Serra Monacesca a scuola qui, ma non perché vogliamo il dominio, perché abbiamo bisogno di numeri. Non mi sognerei mai di dirvi fate più figli, però abbiamo bisogno di numeri che diano luogo a consistenza demografica, a pieno utilizzo, ad attenzione del provveditorato agli studi, in maniera tale che non tolgano le classi. Non togliendo le classi la scuola ha significato, se la scuola ha significato riusciremmo anche a salvarci sul piano della dignità di funzionamento. Perché abbiamo pensato al ponte Celestino tra Lettonopel e Roccamorice? Non perché abbiamo simpatia per Luisetta, ve la ricordate voi Luisetta? Quella che con le ciabatte faceva la ricerca del legname Lettomanopello Roccamorice. Né perché vogliamo che tutti i lettesi si fidanzino a Roccamorice. Perché questo ponte di 7 milioni di euro deve servire ad avvicinare Caramanico. Perché Lettomanopello senza Caramanico, il Voltosanto e il Passo Lanciano è una terra gradevole per chi ci è nato. E siccome adesso non ci nascono più abitativamente, residenzialmente i bambini, come è accaduto a me che sono nato a Lettonopello, ma nascono altrove, nei punti nascita ospedalieri, il vincolo morale di sangue, di memoria, di appartenenza si indebolisce. Allora per fare in modo che abbia significato questo luogo deve avere collegamenti facili, espressioni di legami dove i luoghi producono servizi.
Le terme di Caramanico sono un giacimento, un diamante. Certo deve funzionare. Sapete che ha fatto la regione della lista Beautiful, di questi che vengono da molto lontano? Allora, vi diamo 100.000 euro per fare i mercatini di Natale. So che anche alcuni di voi sono andati a vedere la gioia di questi mercatini. Ma è come incipriarsi, quello che c'è poi si vede. È come organizzare le pareti di Megalò, dietro non c'è niente. I mercatini nascono e finiscono, ma le terme devono riprendere a funzionare e non è un problema che le terme siano entrate in crisi. La crisi riguarda le industrie, i comuni, la vita delle persone. Quando una persona si ammala è una crisi. C'è bisogno però che la crisi venga fronteggiata da politiche, risorse finanziarie. Là servono 20 milioni di euro per restituire vita alle terme di Caramanico. Il più grande gestore di terme è di Pescara, il più grande gestore di terme in Europa, in Italia. Saturnia ha la proprietà di un pescarese, si chiama Caputi, Massimo Caputi. Questo ha detto: guardate che se ci mettete i soldi per ristrutturare me lo prendo io. E lo faccio collegato rispetto a Saturnia. Ma perché non si fanno queste cose in ordine? E sapete dove vanno a finire i soldi? Io ho fatto anche un esposto, io che non ce la penso così, io lascio in piedi i carabinieri e lascio in pace i carabinieri, non vanno cimentati per il dibattito politico. Però una volta ho dovuto fare un esposto perché in consiglio regionale hanno riempito di collanine, di braccialetti tutti, forse anche qualcuno di Letta Noppella hanno dato braccialetti da 3-4 mila euro cada uno, per farsi poi votare con i voti di preferenza. Servono i soldi per mantenere in vita le strutture, non per corrompere i cittadini con i contributi danarosi, 3, 4, 5 mila euro. Nelle ultime tre sedute hanno distrutto qualcosa superiore a 35 milioni di euro. Nella speranza di rimediare, come Gian Burrasca, non studiava tutto l'anno, le ultime due settimane si ingraziava l'insegnante. Vedete, io voglio che i 3 miliardi di euro che ha la regione dal 2021 vengano spesi progettualmente. Facendo cosa? Vi elenco tutto quello che si può fare e chi si candida per impegnare regione a favore degli abruzzesi è uno capacissimo. Luciano D'Amico, anche molti dei vostri figli nipoti ha laureato. Chiedete ai vostri figli se conoscono Luciano D'Amico, un figlio del popolo di Torricella Peligna, con un genitore senza reddito, contadino, va a Pescara, si laurea a pieni voti, diventa accademico, presidente della Società Italiana di Economia Aziendale, a Teramo diventa rettore, salva quell'università. Dovrei dire una cosa molto cattiva adesso, non si è mai permesso di catturare le ragazze alla ricerca delle sue, diciamo, gioie personali. Altri hanno fatto anche questo, c'è anche uno di cui dovrei dire tanto, ma glielo dico dall'11 di marzo, che è venuto anche a ingannare qui, è venuto anche a ingannare qui questo signore, combinando ruolo istituzionale, ruolo accademico, dimenticando che si sanno poi le cose. Mi piacerebbe tanto sfidarlo in un processo civile. D'Amico mai si è permesso di fare questo, sempre a favore, sempre in aiuto. Si è fatto carico di ARPA e di Sangritana piene di debiti, le ha trasformate in una società unica che si chiama TUA, che oggi è la quarta società italiana, e dice agli abruzzesi: poiché io ho imparato la sofferenza delle lontananze di Torricella Peligna, la difficoltà per arrivare nei luoghi di studio e di lavoro, mi impegno a rendere gratuito l'uso del pullman. Guardate che in Emilia Romagna non pagano il pullman gli studenti. Mi chiedono alcuni: perché non l'hai fatto tu quando eri presidente della giunta regionale? Perché eravamo una regione commissariata per i debiti della ASL, della sanità, tant'è che l'abbiamo dovuta prima risanare. D'Amico ha risanato i debiti di Sangritana e di ARPA, oggi è nella condizione di rimediare ai 12, 13, 15 milioni di euro che servono per partecipare pagando con i titoli di viaggio, evitando che i titoli di viaggio vengano pagati, perché dice lui: non darò un euro alle associazioni dei mogli dei medici della Val Vibrata, anche lì hanno dato soldi per ringraziarsi il consenso, non darò un euro a favore dell'uno e dell'altro singolarmente presi, amicalmente presi, i soldi li metto per costruire il TPL, trasporto pubblico locale gratuito. Lo sa fare, lo vuole fare,
Mi fa pensare una battuta che mi disse in piazza una volta Umberto Nicolai, quando io muovevo i primi passi qui, parlando con altri suoi compagni di età e di fatica, diceva Umberto Nicolai, riferito alla mia persona, lo vuole fare, lo sa fare, facciamoglielo fare. D'Amico lo vuole fare, il trasporto pubblico locale gratuito, lo sa fare perché lo ha dimostrato già gestendo un'università che era destinata al fallimento, facciamoglielo fare perché non sarebbe capace l'uomo di nascondere debiti per cercare di fare bella figura. C'è una signora che lavora, diletta un appello, in un ASP, azienda servizi della persona, sono le case di riposo, ex IPAB. Questa signora credo che non prenda lo stipendio da 3 mesi, perché le ASP abruzzesi, sono 4, hanno 24 milioni di euro di debiti, perché non hanno voluto riconoscere i debiti per fronteggiare questo problema. D'Amico non accetterebbe mai di negare un debito per cercare di fare bella figura, avrebbe detto di no alle pressioni dei consiglieri regionali, purtroppo di tutti i partiti, purtroppo di tutti i partiti, caro Simone. Avrebbe detto di no alle pressioni dei consiglieri regionali che volevano soldi per le loro amicalità, ma avrebbe detto di sì a riparare i debiti, perché questo fa chi conosce i documenti contabili, chi è bravo perché è il primo in Italia per l'economia aziendale. Noi possiamo e dobbiamo assolutamente rendere un gioiello Passolanciano. Dobbiamo rendere un gioiello le Terme di Caramanico e renderle facilmente raggiungibili. Dobbiamo far nascere una scuola che specializzi le figure dell'economia della terra di Alanno. Alanno deve diventare una struttura straordinaria come lo era nell'Ottocento. Voi sapete che la Ferrari ha una scuola di 7 anni che forma motoristi, si chiama la Maranello. La Maranello che forma gli esperti dei motori e di quelle specialissime macchine. Noi abbiamo la possibilità giuridicamente di far nascere una Maranello dell'agricoltura, dell'enogastronomia, del turismo ad Alanno, 7 anni al posto di 5. Non è una laurea, non è soltanto una formazione tecnica, è a metà strada, che sono esattamente le figure che cercano i grandi operatori economici. Walter Tosto farà la Maranello della saldatura, paga lui, realizza lui, finanzia lui a Chietiscalo, perché vuole fare imparare la saldatura in acqua, un gruppo di 400 milioni di euro di fatturato con 3.000 dipendenti destinati a crescere, perché nella formazione è la via di uscita al lavoro che non c'è. Dobbiamo fare in modo che a Manoppello Scalo nasca Naiadi 2.0, le Naiadi non ce la fanno più, è come uno stallone con 100 anni di vita. Deve nascere un'altra struttura per questo bacino di 60.000 abitanti. Ci sono i luoghi vuoti a Manoppello Scalo. Manoppello Scalo è una Malpensa che ha dato i terreni per l'interporto sbagliando collocazione. Noi abbiamo fatto le vasche di laminazione per evitare le esondazioni del fiume. Quelle vasche, costate 57 milioni di euro, ci lavorano anche alcuni cittadini di Lettonoppello a realizzare quelle vasche, dovevano servire a mettere un tracciato ferroviario non in odio alle casse dei cittadini di Manoppello e di Chietiscalo. Invece non ne hanno tenuto conto. La progettazione delle ferrovie a Manoppello Scalo è una progettazione che non tiene conto che le vasche si stanno facendo. Quelle vasche dovevano servire anche a liberare terreni per fare, per esempio, impianti sportivi Naiadi 2.0 al servizio di questa città immaginifica della Vallata del Pescara di 60.000 abitanti. I soldi ci sono, la regione ha 3 miliardi di euro in pancia dal 2021, al 2027 li dobbiamo rendicontare, saranno gli ultimi. Sapete perché saranno gli ultimi, cari cittadini di Lettonoppello? Perché degli sciocchi hanno preteso che l'Italia si divida come si è divisa la Spagna con le pretese della Catalogna e di Barcellona. Vi ricordate quando avete visto voi in televisione Puigdemont per la Catalogna che voleva la separatezza, la separazione, ve lo ricordate voi? Sì, l'avete visto, che sono scesi in piazza a fare il referendum secessionista. L'autonomia differenziata, sapete che cosa comporterà? Ve lo dico in 2 minuti. L'Abruzzo costa allo Stato italiano 14 miliardi di euro, non la regione Abruzzo, l'ente regione. La vita dell'ordinamento statale,
declinato in Abruzzo a favore degli abruzzesi, come sanità, sicurezza, giustizia, polizia, i carabinieri, l'università, la scuola, i trasporti, costano 14 miliardi di euro l'anno. Lo Stato italiano, per aiutare e soddisfare gli italiani, costano 872 miliardi di euro l'anno. Come si raccolgono questi fondi? IVA, IRPEF, sale giochi, bingo, canoni demaniali, multe, i canoni di concessione per gli stabilimenti balneari. Tutto questo raccoglie una cifra in Italia 200 miliardi in meno di quello che serve all'Italia. Per quei 200 miliardi in meno facciamo riferimento al mercato finanziario, cioè a debito. Come si fa a fare in modo che nascano queste dotazioni? Vale la consistenza geografica, e noi ci abbiamo i numeri a posto, che siamo una regione grande territorialmente. Vale la consistenza demografica, cioè gli abitanti, e non siamo a posto perché siamo pochi. Siamo pochi noi, gli Umbri, i Liguri, i Lucani, le quattro regioni che non stanno a posto sul piano demografico. Poi un altro fattore è la consistenza fiscale, cioè IVA, IRPEF, sale bingo. Non ce la facciamo, noi abbiamo bisogno di un fondo che si chiama fondo perequativo. Sapete quanto vale nel trasferimento dallo Stato a noi il fondo perequativo? Che è una specie di sostegno. All'Etnopelo voi vi ricordate il caro pane? L'ECA, è una specie di ECA. Sapete quanto vale? 1 miliardo di euro l'anno ci dà lo Stato, al di là di quanti siamo e di quanto produciamo. Noi con l'autonomia differenziata perdiamo 1 miliardo di euro l'anno, e guardate che non pagherà Marramiero, non pagherà Walter Tosso, perché i loro figli stanno a posto. I redditi alti si assicureranno i diritti dei figli e dei nipoti, pagheranno i cittadini con il reddito da lavoro, lì ci sarà l'ammanco. E guardate, quando il Lombardo-Veneto, Lombardia-Veneto e Piemonte avranno l'autonomia differenziata, con grandi abitanti, numeri, con grande raccolta di IVA e di IRPEF, secondo voi faranno loro un'attrazione finanziaria che divorerà anche le risorse del fondo perequativo? Certo che sì. Allora i 3 miliardi di euro che noi abbiamo per il settennio 21-27 sono gli ultimi. Ecco perché non dobbiamo scherzare, e li dobbiamo utilizzare idoneamente facendo gli interventi che vi ho segnalato. Io a Lettonopello vorrei garantire, con l'aiuto del sindaco, con l'aiuto di Luciano D'Amico, che per esempio Hot Lake, che sta in linea d'aria a 4-5 chilometri, però ci vengono dall'Irlanda a fare i bagni a Hot Lake, a fare sport a Hot Lake di Gianni Santomo. Vorrei che il Volto Santo di Manoppello sia un luogo della fede di qualità, superando quella bruttura del sagrato che fa pensare più a Gilda Vecchia che a un luogo della fede di Colvalenza o di Camaldoli. Avevamo dato 2 milioni di euro per fare quell'opera, li hanno distrutti per fare un marciapiede incongruo, incongruo, quando lo poteva fare ANAS, quell'ANAS che ha statizzato la strada. Ricordo una battuta di un nostro concittadino un po' problematico, che ce l'ha anche un po' con se stesso, che diceva che la strada è stata statizzata perché così si possono garantire gli stipendi ai dipendenti dell'ANAS. Insomma, nulla di più sciocchezzante. La strada all'ANAS fa dire a Giovanni di Biase, detto di Corradino, ma quanti mezzi passano la neve? Quanti mezzi passano a rimuovere la neve dalle strade d'inverno? Sono troppi. Vi ricordate quando era la provincia? Anche quando ho fatto il presidente della provincia io c'era affanno. Perché l'adeguatezza dell'ANAS è inaudita come capacità di fare manutenzione. Perché ha 4 miliardi di euro l'anno per fare manutenzione, ha mezzi a dismisura. Se servono in più li chiama anche dietro rapporto fiduciario, tant'è che non abbiamo più problemi. Adesso affronteremo anche un'altra questione: fare in modo che l'ultimo tratto, dove voi andate più di me, fino al blockhouse, fino a dove sta il rifugio Pomiglio, anche quello trovi una soluzione per rimuovere l'assurdità di quella interruzione di copertura. Sono tutte cose che si possono fare se chi fa politica e fa il legislatore non è improvvisato. La politica è una competenza. Sbagliava Grillo quando diceva che tutti possono fare tutto. Non è così, richiede una dedizione,
approfondimento, studio. Non è vero che tutti possono fare tutto, richiede dedizione e approfondimento. Così come mi piacerebbe tanto, e lo faremo, aspettandomi collaborazione dei proprietari delle terre, un ponte tibetano, cioè un ponte di funi, da dove voi, noi chiamiamo il Torrione, da dove finisce questa strada che scende giù fino ad Abbateggio. Ma perché? Noi dobbiamo rendere emozionante venirci e ripartire, come è a Civitabagnoreggio, si chiama così quella località del Lazio. Si può fare, è venuto qui un professionista, ha detto che non costa più di 1 milione di euro, dopodiché però serve che i cittadini se ne innamorino e non facciano gesti e atti vandalici, perché non ci vuole nulla un'opera così delicata a renderla il suo contrario, così come una pista ciclabile da qui a Manoppello. C'è già una tradizione di persone normali che non hanno i grilli per la testa, che vanno a piedi da qui al Volto Santo. Aumentare le comodità affinché le persone vadano a piedi è straordinario. Quando ho fatto fare il ponte del mare a Pescara, ci scrivemmo nel titolo di imputazione finanziaria opera sanitaria, ma non era un inganno, perché quel ponte induce anche le donne vestite di nero della marineria ad andare a piedi. Guardate che andando a piedi ci si salva. I re del Belgio, quando possono, vanno a piedi. Andare a piedi significa salute. La moglie di Obama ai bambini raccomanda di andare a piedi. Questa idea che con la macchina bisogna entrare fino a dentro al Volto Santo era una vecchia idea di Ardizzi, che diceva il commerciante è aiutato se con la macchina arriva fin davanti all'attività commerciale. È sbagliato, è un'idea antica, sbagliata, proprio piegata nell'irragionevolezza. Concludo con una annotazione. Tutto questo che vi ho detto si può fare, deve funzionare un meccanismo. Il centrodestra vuole i voti, a parte che arrivano i salutatori, quelli che ogni 5 anni sono dei salutatori, vengono, stringono le mani, dicono che danno 10.000 euro alle 10 giornate in pietra. Vedrete che diventerà a salire questo evento delle 10 giornate in pietra, che sono state con una grande intuizione pensate da un figlio del popolo di Lettonopello, Enrico Di Paolo, che dobbiamo salutare anche oggi, perché è straordinario che un figlio del popolo come Luciano D'Amico pensi di regalare diamanti a valenza culturale ad un comune che doveva avere iniziative di questa straordinarietà. Noi faremo diventare quell'evento un evento nazionale. Col sindaco incontreremo il sovrintendente della Scuola delle Pietre Dure di Firenze, aiutati anche da Giacinto di Pietrantonio, che lo dovete sapere, è un grande nome, anche della critica di rilievo nazionale, direttore di Flash Art, direttore del Museo di Arte Contemporanea di Bergamo, e noi dobbiamo sapere che queste sono eccellenze. Così come verrà nel corso del mese di fine marzo, in lontananza delle elezioni, il ministro della cultura San Giuliano, che non è della mia parte politica, ma apprezza il fatto che in questo paese sia nato un gigante del pensiero giuridico, che abbiamo riscoperto grazie ad una nostra concittadina che vuole bene a Lettonopello, un po' adottata, un po' tipicamente nostra, autoctona, Sandra Di Felice, che la vedo anche, che ci ha aiutato a ritrovare le nostre memorie. Siamo una comunità di persone che sanno lavorare con le mani, ma siamo anche una comunità che nel passato ha pensato molto in profondità. In questa piazza si affacciava e vissuto, ha ospitato tra i più grandi intellettuali della seconda metà dell'Ottocento e della prima metà del Novecento, da Giovanni De Sanctis, parlamentare garibaldino della sinistra storica, avvocato, difensore di tutti i ricercati politici che si opponevano ai Borboni, a suo nipote Augusto Pierantoni, che nell'Ottocento pensava già ad un'Europa con la cittadinanza transnazionale. Una specie di pannella ante litteram. Sapere che noi abbiamo avuto questi straordinari personaggi ci permette di avere il ministro della cultura, e vi assicuro che né Zazzara né D'Incecco, non so se sapete chi sono, avranno più titolo per dire che loro hanno aiutato il premio delle 10 giornate in pietra, perché faremo in modo che il ministro della cultura metta una bollinatura su questo straordinario premio, su questa straordinaria esperienza della nostra storia. Io vi voglio soltanto dire questo: Luciano D'Amico, vi assicuro, non so se riuscirà a passare venerdì prossimo,
dopo che è stato all'Aquila, dopo che va a Torricella la Peligna, vorrei provare a portarlo la sera alle 23 qui, vediamo se ce la facciamo. Ma comunque sarà uno dei paesi che prima di tutto visiterà per fare un'agenda di obiettivi. Aiutate Luciano D'Amico perché aiuteremo l'Abruzzo. Grazie e buon lavoro.